questa tematica delle problematiche europee, i parametri di Maastricht, secondo lei l'Italia cosa dovrebbe fare per far ripartire la crescita e quindi uscire da questa situazione di recessione? È necessaria secondo lei un'uscita dall'Unione Monetaria Europea o crede che si possa rimanere dentro? E pensa che in questo caso sia possibile con l'attuale costruzione dell'Unione Monetaria Europea quello spirito di unione dei popoli che era che è stato diciamo alla base della costruzione dell'Europa Unita? Ma come ho detto poco fa, io credo che l'Italia sia in crisi proprio perché si è piegata a queste regole dei trattati che gli hanno imposto un'austerità fuori luogo, un'austerità che è arrivata in un periodo diciamo di uscita da una crisi, quella del 2007-2008, che era stata la crisi più forte dal dopoguerra. Io credo che se guardiamo a quello che è successo dal 2009-2010 in poi, dobbiamo seriamente dubitare che l'attuale costruzione dell'euro sia una costruzione per i popoli, perché tutta la crisi in cui ci troviamo è partita quando Papandreou in Grecia è andato al potere e ha scoperto che il governo precedente del centrodestra aveva truccato i conti pubblici e il deficit pubblico era più alto, il debito pubblico era più alto di quello che si pensava. E ha, diciamo, esposto la situazione. A quel punto i partner dell'Unione Europea avevano diverse possibilità. Una era appunto quella di agire con, diciamo, avendo in mente l'Unione dei Popoli. Cioè, va bene, il tuo governo precedente ha rotto le regole del gioco, adesso vi diamo un certo tempo per ristabilire una situazione sostenibile nel vostro paese e cerchiamo di cooperare, diciamo, in maniera solidale per risolvere la situazione. E tutto questo non è stato fatto e anzi si è detto no, dovete risanare i vostri conti e il costo del risanamento deve ricadere sulle vostre spalle. Quindi nel momento in cui si è adottata questa linea, che è una linea di mancata cooperazione, abbiamo avuto tutta una serie di conseguenze. La prima è stata che, ad esempio, il famoso spread sui titoli del debito pubblico è di nuovo ripartito. Ora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i mercati, fino a quel momento, pensavano appunto che l'Unione Europea e l'euro in particolare fossero una zona cooperativa in cui se un governo si trovava in difficoltà le istituzioni avrebbero, diciamo, cooperato per risolvere i problemi. Quando si sono accorti che così non era, e allora diventava possibile per un singolo governo avere problemi di liquidità, addirittura andare in bancarotta o eventualmente uscire dall'euro. Quindi per tutti questi motivi lo spread sui titoli del debito greco è aumentato, è aumentato anche quello italiano e così via. Quindi tutti i processi di destabilizzazione che abbiamo visto dal 2009-2010 in poi sono proprio il risultato della mancata cooperazione delle istituzioni europee e dell'irrigidimento soprattutto della Germania in una strategia in cui ognuno deve risanare i suoi conti senza far ricadere il costo su altri paesi. Quindi è stato messo molto in chiaro che l'Unione Europea e la zona dell'euro non sono e non saranno delle strutture in cui un paese più ricco è disposto a sostenere un paese più in difficoltà. Ora, se questi sono i presupposti, è impossibile mantenere in vita l'euro, perché il mantenimento in vita di una struttura economica che ha un'unica politica monetaria, non ha la possibilità di adeguare il cambio e non ha la possibilità di fare politiche fiscali degne di questo nome, è impossibile quando dei paesi non sono allineati, non stanno tutti crescendo allo stesso ritmo, non hanno tutti lo stesso tasso di inflazione e così via. Quindi servirebbe un totale stravolgimento dell'attuale funzionamento delle istituzioni europee.
se questo fosse possibile, allora sarebbe sicuramente la strada più ragionevole. E questo richiederebbe in particolare che i paesi che hanno un surplus nei loro conti con l'estero e che hanno anche un deficit pubblico più basso facciano delle politiche espansive. Questo perché una politica espansiva fatta in Germania, aumentando i salari dei lavoratori tedeschi, ad esempio, farebbe aumentare i loro acquisti di merci prodotte in Grecia, in Italia, in Spagna, in Portogallo e così via, senza danneggiare eccessivamente i conti con l'estero della Germania, che appunto sono in surplus, quindi il loro surplus diminuirebbe, non è che avrebbero un problema di deficit, e stimolando in questo modo le economie dei paesi della periferia. In aggiunta servirebbero dei meccanismi di trasferimento, fiscale più o meno automatici, degli stabilizzatori automatici come ci sono negli Stati Uniti, dove una grossa fetta del bilancio pubblico è un bilancio federale, per cui automaticamente gli stati dove si guadagna di più pagano più tasse, gli stati che sono più in crisi ricevono più benefici fiscali, pagano meno tasse. Un sistema del genere in Europa non c'è e non lo si vuole costruire, e se non lo si costruisce di nuovo il sistema economico non può reggere. Quindi dal mio punto di vista l'euro deve assolutamente esplodere, cioè qualunque cosa si faccia, se non si introducono questi cambiamenti, l'euro esploderà che lo si voglia oppure no. E a quel punto è molto preferibile che questa fine dell'euro venga concordata, pianificata e organizzata in modo cooperativo tra diversi paesi, perché questo limiterebbe i danni che si avrebbero da un'uscita invece improvvisa di un singolo paese non concordata, con una serie di rotture di trattati e conseguenze di tipo legislativo. Ora, se convenga all'Italia, alla Grecia o alla Spagna uscire, dipende dalla situazione dei singoli paesi. Per esempio, per la Grecia uscire dall'euro oggi non è semplice, perché uscire dall'euro comporterebbe la impossibilità di avere liquidità per pagare i propri debiti con l'estero, quindi inevitabilmente la Grecia dovrebbe ripudiare tutto il suo debito, che ormai è quasi esclusivamente nelle mani della cosiddetta Troica, cioè la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario, e quindi questo non avrebbe, diciamo, conseguenze devastanti su creditori privati, come vedremo tra poco, però avrebbe sicuramente delle conseguenze importanti dal punto di vista legale, dal punto di vista della politica internazionale, un processo non semplice che va gestito. E in più, se la Grecia uscisse dall'euro e quindi non avesse più la disponibilità di finanziamenti in euro esterni, e sappiamo che la Grecia è stata deindustrializzata da tutta questa crisi terribile, per cui deve comprare una gran parte delle merci dall'estero, avrà un problema di appunto come finanziare questi acquisti. Quindi o dovrà ricorrere a finanziamenti di paesi terzi, oppure dovrà, diciamo, avrà un gioco limitato nel poter fare una politica espansiva, perché la politica espansiva si ripercuote immediatamente sui suoi conti con l'estero. L'Italia è in una situazione molto diversa da quella greca, in primo luogo perché i conti con l'estero dell'Italia sono in buono stato. L'Italia è riuscita a mantenere le sue quote di mercati internazionali fuori dell'area dell'euro, in particolare con gli Stati Uniti, ma anche con altri paesi, per cui se noi oggi abbiamo un deficit con la Germania, ma abbiamo un surplus con altri paesi. Quindi se dovessimo uscire oggi, tanto per iniziare, non c'è alcun motivo per cui dovremmo svalutare una nostra nuova moneta, perché quando, diciamo, la moneta si svaluta, quando la domanda di questa moneta è inferiore alla sua offerta, e questo dipende appunto dagli squilibri commerciali e finanziari.
Sicuramente se si decidesse di uscire si dovrebbero bloccare i movimenti finanziari, quindi si dovrebbero chiudere i mercati dei capitali, bloccare tutte le possibilità per il settore privato, il settore bancario di trasferire all'estero, dall'estero attività liquide, ma questo lo si è già fatto per altri, in altre situazioni, è una cosa fattibile ed è una cosa che servirebbe a rassicurare i mercati sul fatto che l'Italia, appunto, avendo dei conti con l'estero in ordine, non dovrebbe necessariamente svalutare. E questo mi sembra una cosa che non viene assolutamente discussa, anzi, tutta la discussione che vedo sui social network e in televisione è su di quanto crollerebbe il valore della nuova lira se uscissimo dall'euro. Ora, se noi lasciamo fare gli speculatori, il valore di una valuta dipende da quello che gli speculatori pensano. Quindi se tutti gli speculatori scommettono che una valuta si deprezzerà del 30%, iniziano a vendere i titoli in quella valuta finché quella non scende del 30%. A quel punto smettono di vendere e dicono: visto abbiamo ragione, c'è stata la svalutazione, ma è una svalutazione che si è autorealizzata date le aspettative. Quando gli speculatori sono bloccati, e allora la domanda e l'offerta di valuta dipendono di più da quelli che sono i conti commerciali italiani sono in ordine, certamente più di quelli greci. La seconda grande differenza tra Grecia e Italia è che quando la Grecia è entrata in crisi aveva una grandissima quota del suo debito con l'estero denominata in valuta in euro, ma in legislazione greca. Quindi avrebbe potuto, uscendo dall'euro e ritornando alla dracma, ridenominare tutti questi debiti in una nuova dracma, e siccome la Grecia avrebbe dovuto svalutare, questo comportava una perdita per i creditori data dalla svalutazione. Tutto il salvataggio della Grecia è stato fatto in modo da dare tempo ai creditori esteri di vendere questi titoli greci, di liberarsene, e ora tutto il debito greco è, come dicevo prima, un credito delle istituzioni internazionali con una legislazione che non è quella greca, quindi i greci non possono più ridenominarlo, possono solo decidere di non pagarlo più. L'Italia è una situazione completamente diversa perché la stragrande maggioranza del debito italiano è sotto legislazione italiana, quindi tornando alla lira tutto verrebbe ridenominato nella nuova lira, e se la lira non si svaluta questo non ha alcun problema neanche per i creditori, perché poniamo che ci sia un cambio 1-1 tra nuova lira e euro, avevo prima un credito con il governo italiano di 10.000 euro, sono un credito di 10.000 nuove lire che si cambiano 1-1 con l'euro, non ho avuto nessuna difficoltà. E secondo punto, il debito pubblico italiano è in gran parte il credito degli italiani, mi pare più del 60%, quindi anche qui è importante che tipo di manovra si vuol fare in Italia, una manovra come quella che dicevo, che lascia invariato il cambio estero della lira, della nuova lira con l'euro, non ha alcuna conseguenza. Parlare di un ripudio del debito pubblico italiano a mio avviso è una follia, perché questo comporterebbe che tutti questi creditori nazionali, singoli individui, banche, fondi pensione e quant'altro avrebbero delle perdite che si ripercuotono poi sui cittadini che in ultima analisi detengono questi crediti. Quindi per l'Italia io sostengo da molto tempo che sarebbe ora di uscire dall'euro, se possibile in modo concordato, ma se non è possibile, come non sembra sia possibile, uscire anche unilateralmente. Ovviamente questo avrà una serie di ripercussioni di cui si dovrà tenere conto sui nostri debiti all'interno dell'area dell'euro e così via, ma sono tutte cose gestibili. È però molto urgente
mettere fine a questa follia dell'austerità in tempi di recessione che sta deindustrializzando il paese e che se continua ancora per troppo tempo ci ridurrà anche noi, come la Grecia, con una devastazione di tutte le eccellenze che abbiamo e diciamo, lasciandoci solo con appunto, la possibilità di vendere il nostro patrimonio culturale e artistico ai turisti esteri.